Se c'è una cosa che terribilmente non sopporto dell'andare in moto è indossare un casco che emana uno sgradevole odore, quindi adesso ci prendiamo cura del casco. Ed eccoci qui appena rientrati dal Maremmonti Adventuring e qualche altra uscita che è già ora di prendersi cura del casco. Il mio Arai Tour X4, ormai fedele compagno, in oltre 4 anni, quasi 45.000 km e centinaia di avventure, se ancora in queste condizioni è merito anche della cura, della manutenzione e dell'igiene che riporgo verso questo prodotto. È un casco di altissimo livello e comunque va tenuto e mantenuto come tale. Questo ovviamente non significa che altri caschi non meritano questo trattamento, anzi, su tutti i caschi che ho avuto sono sempre stato molto dettagliato e scrupoloso per quanto riguarda la pulizia, la manutenzione e l'igiene, perché comunque ragazzi indossare un casco che già ha fatto settimane di uscite dove abbiamo i moscerini appiccicati sulla visiera, abbiamo sudato all'interno e emana sgradevole odore, fidatevi che non è proprio una cosa bellissima, quindi è importante prendersi cura del proprio casco, periodicamente ha necessariamente bisogno di una pulizia, una lavata e soprattutto di un'igienizzazione. Quindi andiamo a vedere come faccio e come eseguo la manutenzione del mio casco, la pulizia e l'igienizzazione degli interni. Quindi adesso ci spostiamo dettagliatamente sul mio Arai Tour X4 perché dovremo smontarlo, togliere gli interni, andare a smontare la visiera e frontino e quindi puliremo esternamente ed internamente il mio Tour X4. Inoltre c'è anche da precisare, per quanto riguarda la pulizia e il lavaggio del casco ci sono infiniti metodi e soprattutto infiniti prodotti in commercio. Io personalmente credo che per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione del casco esistono principalmente due strade, ovviamente quella più semplice e quella più difficile. Quella più semplice è ovviamente rivolgersi a tutti quelli che sono quei prodotti che si trovano in commercio per la pulizia diretta del casco. Mi riferisco a tutti quegli spray, schiume, detergenti che possiamo andare a spruzzare direttamente all'interno del casco per quanto riguarda l'igienizzazione degli interni. Ce ne sono veramente un'infinità che fanno o meno il loro lavoro e uno di questi è questo qui, il Mafra Pulicasco, comprato da me personalmente, lo ritengo uno dei migliori, uno dei più validi per quanto riguarda l'igiene interna del casco, della serie plug and play, ovvero prendete, spruzzate dentro, aspettate che si asciuga e potete indossarlo e tornare diciamo in strada. Però se volete fare una pulizia dettagliata, precisa e perfetta del vostro casco, ovviamente c'è da prendere la strada più difficoltosa, dove dovremo andare a smontare l'intero casco, rimuovere gli interni e andarli a lavare a mano, quindi a lavarli profondamente, così saremo sicuri di aver fatto una vera e propria pulizia degli interni. Mentre per quanto riguarda la pulizia della calotta esterna, la strada è decisamente più semplice e unica in tutti e due i modi, perché andremo semplicemente a lavare e detergere la superficie esterna andando a rimuovere fisicamente tutte quelle che sono le impurità, la polvere, lo sporco ed i moscerini con un semplice detergente e dell'acqua. La cosa forse più importante per quanto riguarda la cura e la pulizia del casco è sicuramente prendersi cura degli interni. È la cosa forse più importante per quanto riguarda il lavaggio del casco, perché tutte queste superfici, guanciali, l'imbottitura interna sono a stretto contatto con il nostro corpo. La calotta interna è a stretto contatto con i nostri capelli, la nostra testa che comunque suda e i capelli sono sostanzialmente tanto grassi, quindi vanno ad impregnare l'imbottitura che assorbe il sudore e diciamo tutto quello che è l'unto, il grasso che generano i nostri capelli, e anche i guanciali che sono a stretto contatto con il nostro volto assorbono di fatto tutto quello che è il sudore, che nell'uso più intenso e soprattutto nella stagione estiva tendono ovviamente ad assorbirlo tantissimo. E fidatevi che indossare un casco che ha degli interni vissuti per più di qualche uscita inizia a emanare uno sgradevole odore, non è proprio una cosa piacevole, quindi solitamente lavo spesso l'interno del casco, proprio perché quando si indossa un casco pulito, igienizzato e profumato è tutta un'altra storia. Come detto anche nel video recensione che trovate all'interno del canale,
La Rytur X4 è un casco davvero tanto delicato, anche in fase di smontaggio e rimozione degli interni. Tanti caschi sono davvero molto più semplici da smontare, anche per quanto riguarda un semplice sgancio della visiera, è tutto molto più semplice. Molti caschi hanno la rimozione facilitata degli interni, non che questa sia un'operazione difficile, ma su Rytur X4 per poter sganciare e rimuovere la visiera bisogna svitare delle vitine per poter togliere il frontino e successivamente sganciare la visiera. I pad interni per quanto riguarda l'imbottitura escono semplicemente, ma vanno sfoderati dal polistirolo, quindi è un'operazione che, diciamo, meccanicamente impiega un po' più tempo. Bisogna essere delicati per non rovinare gli strati interni delle spugne incollate sul polistirolo. Quindi adesso andiamo dettagliatamente sul casco a vedere come smontare, andare a rimuovere tutte quelle che sono gli elementi, diciamo, esterni e gli elementi interni per procedere alla pulizia e il lavaggio. Per quanto riguarda poi la parte esterna, andremo a lavare tutta quella che è la calotta esterna, andremo a togliere tutti i moscerini che ci sono appiccicati, andremo a togliere la polvere che nelle uscite in fuoristrada va effettivamente a ostruire quello che è il meccanismo della visiera. Come potete vedere, gli scatti che in alcuni punti non tengono la posizione e la visiera tende a riscendere nelle uscite in fuoristrada. Questo succede spesso e volentieri anche all'eroica. Con tutta la polvere presa frontalmente, la visiera scorreva veramente male. Quindi andremo a prenderci cura anche di quello che è il meccanismo di funzionamento della visiera. Come potete vedere, qui ci sono delle striature generate dalla polvere che fa attrito sotto il frontino, che si va a incastrare di fatto tra il frontino e la visiera, rendendo, diciamo, il movimento della stessa non proprio perfetto. Come vedete, non riesce a tenere la posizione spesso anche nell'ultimo scatto, quindi spesso se ne scende anche da sola quando è aperta. Quindi andremo a pulire tutto, lubrificare e richiudere come mamma Rai vuole che si viene tenuto un proprio casco. Bene, detto questo, fatta questa piccola anticipazione, ci spostiamo sul casco e andiamo a smontarlo sia esternamente che internamente. Se come me avete un Rytur X4, sapete benissimo che per poter rimuovere la visiera trasparente dovete smontare il frontino, accessibile da queste due viti in plastica. Sono davvero tanto delicate, non inventatevi niente per svitare queste viti, non usate cacciaviti grossolani. Il mio consiglio è quello di usare una moneta da 5 centesimi o addirittura un gettone di quelli in plastica che utilizzate per il carrello della spesa. Semplicemente andiamo a svitare la vite in plastica, basta solo mollarla, poi verrà via semplicemente da sola. Una volta liberato il lato destro, passiamo al lato sinistro. Una volta sganciato tutto, possiamo andare a togliere il frontino e come potete vedere c'è davvero tanta polvere e tanto sporco accumulato nel meccanismo di movimento della visiera. Una volta fatto questo, possiamo semplicemente andare a sganciare la visiera sia a destra che a sinistra. Ovviamente facciamo attenzione alla clip di ritegno del meccanismo sia a destra che a sinistra. Quindi anche in questo caso, lato destro, andiamo a sganciare la visiera con il meccanismo e siamo ufficialmente sganciati. Come potete vedere, sullo strato esterno c'è tanta polvere dovuta alle gocce di pioggia, alla polvere che abbiamo preso in strada, e anche qui si vede palesemente lungo il segno del frontino la differenza che c'è, diciamo, dove si accumula tutto lo sporco. Quindi andremo a sgrassare e pulire tutto, a detergere tutta la superficie esterna. Non è messo malissimo a livello di, diciamo, di sporcizia, però comunque c'è tanta polvere. Anche per quanto riguarda le prese di areazione si può notare lo sporco accumulato, diciamo, sotto il frontino. E come potete vedere c'è davvero tanto sporco. Per quanto riguarda poi la calotta esterna, possiamo andare a rimuovere quelle che sono anche le coperture delle prese d'aria. Quindi possiamo andare a pulire anche la zona sottostante. Come potete vedere c'è della polvere, c'è dello sporco alle prese d'aria. Quindi possiamo anche andare a pulire quelle che sono le cavità delle prese d'aria. Come vedete c'è tanta polvere, possiamo pulire anche quello, guardate qui quanta ce n'è accumulata.
Quindi possiamo andare veramente a pulire ogni singolo angolo di questo casco e facciamo così per sganciarlo. Andiamo a togliere il meccanismo di sicurezza, tiriamo indietro la linguetta e la protezione praticamente viene fuori. Una volta terminato con lo smontaggio della visiera e del frontino, possiamo passare e procedere allo smontaggio di tutta la parte interna, quindi dei guanciali, del copricinturino e della calotta interna. Operazione un po' delicata come anticipato, ma vedremo che è davvero molto semplice. Cominciamo dai guanciali, che si sganciano semplicemente facendo saltare il bottoncino e disinserirli dalla calotta del casco. Facciamo uscire fuori quello che è il cinturino e abbiamo il nostro guanciale, al quale ovviamente è collegato l'interfono che scollego, e quindi ho il primo pad, il primo guanciale già sganciato e rimosso. Procediamo anche con il secondo, sganciamo e tiriamo fuori. Anche in questo caso stiamo attenti ovviamente sempre al cinturino, lo tiriamo fuori e come potete vedere anche in questo caso andiamo a sganciare il nostro interfono, la nostra spinetta, e andiamo a rimuovere il secondo pad. Giunti a questo punto abbiamo tolto praticamente quella che è la parte interna più grossolana, andiamo a sganciare quelle che sono le protezioni del cinturino, perché possono essere rimosse anche loro e lavate anche loro. E una volta smontati i guanciali e la protezione dei cinturini avremo il casco quasi interamente smontato. Adesso andiamo a rimuovere l'ultimo componente, che è la calotta interna, e lo smontiamo tramite le clip a bottone che si trovano internamente anche nella parte superiore. Una volta sganciati tutti e quattro i bottoni possiamo andare ad estrarre quello che è l'interno del casco, la calotta interna, che possiamo mettere direttamente a lavare. Mentre per quanto riguarda i guanciali, beh, qui ragazzi dobbiamo andare a rimuovere quello che è il rivestimento del guanciale stesso, proprio perché appunto c'è il polistirolo, ma all'interno ci sono anche gli strati di spugna che non possono essere lavati, ma anche l'interfono. Quindi andiamo a sfoderare, qui abbiamo l'auricolare dell'interfono, come potete vedere gli strati di spugna davvero delicati. Questi potrebbero anche essere lavati se non c'è l'interfono, ma impiegherebbero davvero tanto tempo ad asciugare. Quindi andiamo a rimuovere quello che è il rivestimento e lo possiamo semplicemente sfilare dal polistirolo e lavarlo. Quindi mettiamo da parte quello che è il guanciale e possiamo andare a lavare il nostro rivestimento. Stessa cosa anche per il guanciale di sinistra, andiamo a sfoderarlo e così quindi anche in questo caso abbiamo tutte le componenti pronte per essere lavate. Quindi abbiamo i due guanciali, abbiamo i cinturini, copricinturino casco e la calotta interna. Quindi adesso procediamo al lavaggio. Per il lavaggio degli interni solitamente riempio un lavello di acqua calda che fungerà da emoliente per i tessuti dei nostri interni. Come prodotto detergente utilizzo un semplice sapone liquido per bucato a mano. Bagnate gli interni e il mio consiglio personale è di lasciarli in ammollo per una decina di minuti, così che il sapone e l'acqua calda sciolgano lo sporco. Dopodiché lavate accuratamente ogni singolo pezzo, strofinando e strizzando delicatamente le zone di maggiore contatto con la testa. Guardate che acqua, ragazzi, praticamente gialla. Una volta finito vi consiglio di risciacquare gli interni con acqua pulita. Per la pulizia esterna del casco utilizzo una soluzione di acqua e sapone neutro vaporizzata con un semplice spruzzino. Non abbiate paura di bagnare le superfici, anzi fatelo in abbondanza. Anche qui servirà per ammorbidire lo sporco e gli insetti. Concentratevi anche su tutti i punti importanti come le prese d'aria, il meccanismo di sblocco della visiera e tutte le guarnizioni perimetrali. Con un panno in cotone poi pulite ed asciugate tutta la calotta andando a rimuovere l'acqua e tutto lo sporco. Va da sé ovviamente che non è indicato l'utilizzo di diluenti, solventi, sgrassanti, agenti acidi e aggressivi che potrebbero rovinare lo stato esterno della calotta, nonché le grafiche e la colorazione. Fatto questo resta soltanto la visiera, l'elemento più delicato ma allo stesso tempo dei più importanti componenti del casco. È grazie a lei che riusciamo ad avere un'ottima visibilità rimanendo protetti anche in condizioni meteo difficili. Ma è sempre lei a prendere la maggior parte dello sporco, dalla pioggia alla polvere alla collisione degli insetti. È un elemento delicatissimo e bisogna prestarci massima attenzione, perché è veramente un attimo a rigarla, graffiarla o addirittura romperla.
Ragazzi, la visiera trasparente, oggetto super delicato, la parte più delicata del casco. Non dobbiamo usare nessun prodotto sgrassante, nessun agente chimico, dobbiamo usare soltanto le nostre mani, dell'acqua calda e del sapone neutro per fare il lavoro nella maniera più delicata possibile per non rovinarla e per non graffiarla. Non utilizzate spugne, spugnette, abrasive né panni, utilizzate soltanto le vostre mani. L'azione meccanica delle vostre mani andrà a togliere con acqua e sapone tutte quelle che sono le impurità e la sporcizia dalla visiera, ma mi raccomando, non utilizzate nulla con la visiera trasparente. Se la vostra visiera è dotata di sistema pin-lock e avete già una lente montata, vi consiglio di rimuoverla, flettendo la visiera e sganciandola dove si ritegni per poterla lavare separatamente. Per il lavaggio del pin-lock della visiera, sciacquate abbondantemente con acqua calda prima di stendere il detergente. Questo farà sì che la polvere superficiale vada via senza che si corra il rischio di graffiarla. Successivamente stendete con le mani il sapone neutro su tutta la visiera e frizionando con le dita andate a togliere tutto lo sporco presente. Una volta concluso, risciacquate con acqua ed asciugatela con un panno morbido. Stessa identica cosa vale per il pinlock, sciacquatelo soltanto con acqua tiepida, un po' di sapone, attenzione massima al bordino in silicone, perché questo è quello che fa la tenuta ermetica con la visiera, quindi semplicemente sciacquate e andate a togliere le impurità. Per le parti in tessuto che non possono essere rimosse, mi avvalgo della schiuma igienizzante, che può essere spruzzata direttamente sulla zona interessata. Lasciate agire la schiuma per qualche minuto per poi strofinare le parti di rivestimento e successivamente asciugare il detergente in eccesso con un panno umido. Potete applicarlo praticamente ovunque e tranquillamente anche sul cinturino. Con un cotton fioc imbevuto della stessa soluzione di acqua e sapone, solitamente vado a pulire lo sporco accumulato e gli insetti dove non si riesce con un panno, ad esempio nella presa d'aria frontale, quelle superiori e negli scarichi posteriori. Alcuni produttori di caschi, Arai così come Shoei, inseriscono nelle loro confezioni delle piccole boccettine di lubrificante siliconico e un olio che serve appunto a lubrificare alcune parti del casco. Andando a prendere una piccola quantità d'olio poggiato sulle dita, possiamo andare a stendere lungo la zona perimetrale della guarnizione che sigilla appunto la visiera, ma soprattutto possiamo andarlo a poggiare sul meccanismo di sblocco della visiera, proprio perché essendo due parti plastiche, la visiera in plexiglass e la battuta finale in plastica sono due materiali che fanno attrito tra di loro, quindi è giusto, ma soprattutto opportuno, andare a lubrificare la zona di movimento. Bene, giunti a questo punto, dopo aver lavato la parte esterna ed interna del casco, abbiamo riassemblato tutte le parti plastiche, il frontino, la visiera, abbiamo lubrificato la guarnizione, ora non resta nient'altro che aspettare che gli interni si asciughino e dopodiché possiamo rimbottire nuovamente il nostro casco, bello pronto, pulito, lavato e profumato per essere utilizzato insieme alla nostra moto con una visiera bella pulita, sicuramente molto più confortevole e ovviamente molto più fresco rispetto a prima del lavaggio. Bene, detto questo, ragazzi, siamo praticamente a fine video. Spero che vi sia stato utile, che sia stato interessante, ma che soprattutto vi sia piaciuto. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo lavaggio, di questa manutenzione del casco. È sicuramente un metodo casalingo, ma che funziona ormai da tanti anni. Non è una cura di detailing e non è neanche un lavaggio rapido fatto con i soliti spray pronti all'uso che si spruzzano dentro e fanno il loro lavoro. No, è una pulizia un po' più dettagliata, fatta sicuramente un po'
pochino meglio, magari non perfetta, però come anticipato è il metodo con cui lavo e faccio manutenzione ai miei caschi ormai da anni. Nell'attesa quindi che gli interni si asciughino, noi ci salutiamo, vi invito come al solito ad iscrivervi al canale, a voi non costa praticamente nulla, è gratuito, ma a me è di grandissimo supporto. Ovviamente lasciate un commento giù sotto il video, lasciate un mi piace, se volete condividetelo, e noi come al solito ci vediamo lunedì 18:30 con un nuovo video. Ciao!